Le tecniche invece di cui parlava Lucio, quelle non verbali, quelle dinamiche, quelle stressanti, quelle benemeliane, sono basate sul fatto di squassare immediatamente la mente cosciente attraverso il fatto. Immaginate che venga presa una persona dal pubblico e sta in piedi davanti a tutti. In piedi davanti a tutti perché l'ho isolata dal gruppo. Questa condizione è rilassante o stressante? Dovendo decidere, stressante, è in piedi, quindi non seduta, in piedi è rilassante o stressante? Magari talvolta sono esagerati, ma ora metteteli da questa parte. A un certo momento io prendo la sua mano, per dire, e questo gesto, più o meno così, questo gesto è gratificante o penalizzante? Ora, da stressante e rilassante utilizziamo due nuovi termini, penalizzante e gratificante. Sto prendendo la sua mano così, è gratificante o penalizzante? Gratificante. Però attenzione, è uomo su uomo, Notate il sesso. eh? È uomo su uomo, sì, per una parte è gratificante perché certo è una carezza, insomma, dall'altro però può essere un po' imbarazzante. Ed ecco il gioco subliminale del doppio legame, cioè di cose contemporaneamente gratificanti e penalizzanti. Le cose gratificanti il nostro inconscio le vuole di più e anche la mente cosciente le vuole di più. Le cose penalizzanti la mente cosciente non le vuole e l'inconscio, siccome le cose penalizzanti generano tensioni emotive, abbiamo detto che l'inconscio si nutre di emozioni, l'inconscio dice no, 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 voglio di più. Ecco che comincia a creare un conflitto tra mente cosciente e mente inconscia. E mentre, immaginate Lucio in piedi, mentre gli tengo così la mano, magari gli premo dal basso verso l'alto con il medio il gomito e come per dirgli analogicamente, subliminalmente, tienilo sollevato, però questo gesto è anche un po' penetrante, diremmo usando un'altra terminologia, è un po' asta, è un po' penalizzante. E gli sto chiedendo analogicamente, quindi vale anche per ipnotizzare il turco che non parla italiano, io potrei pure non parlare contemporaneamente, sto dicendo, per favore tieni il braccio sollevato, questa è una cosa rilassante o stressante? È stressante. E poi magari gli passo la mano davanti agli occhi, morbidamente, perché mi piace, morbidamente, questo è gratificante, però al tempo stesso gli sto facendo capire di chiudere gli occhi. Anche il turco capisce di chiudere gli occhi. Ma se per caso sono un turco ottuso e dopo due o tre volte che gli passo la mano davanti e non chiude gli occhi, gli do una bella fitta nello stomaco. Quindi lego questo gesto alla fitta. L'assicuro che dopo tre volte anche il turco più ottuso capisce e chiude gli occhi. Stare con gli occhi chiusi davanti a tutti è gratificante o penalizzante? Rilassante o stressante? Allora, posizione scomoda, perché poi magari lo metterò pure in una posizione scomoda col capo, posizione scomoda, occhi chiusi e la mente cosciente che ancora non è in trance cerca di capire che succede, ha fame di informazioni, perché non può aprire gli occhi, perché magari io gli ho detto prima, per favore non aprire gli occhi di tua iniziativa per tutta la durata dell'esperimento. Non aprire gli occhi di tua iniziativa per tutta la durata dell'esperimento, che però lui non sa quanto tempo durerà. Per favore non cambiare postura di tua iniziativa per tutta la durata del test. Notate la finezza del per favore, eh? E quello è importante, gratificante e penalizzante. Non cambiare postura, le posture sono oggettivamente scomode. Occhi chiusi, non capisce che succede, posizione scomoda. Spera che prima o poi gli arrivi un messaggio capace di essere compreso. E finalmente gli arriva il messaggio capace di essere compreso. Magari è... Che avete capito? Il mente cosciente ne sa quanto prima. Ma questi gesti, questi suoni, che sono analogici, subliminali perché la mente cosciente li percepisce perché è ancora sveglia, ma non è in grado di decodificarli,
sono in grado, non in tutti, non sempre, di mandare già in trance una persona. Se poi avviene a questo che lo mandi indietro e quindi lo sdrai per terra immediatamente, quindi squassi immediatamente la postura, capisci che hai fatto esattamente quello che qualunque mamma ha fatto con i bambini piccoli. Che fa? Cos'è la ninna nanna? Che cos'è il cullamento? È una ripetizione monotona di suoni e vibrazioni. Lo prendi, lo culli, quando non vuole dormire lo sbatacchi in tutti i modi, gli canti le canzoncine, tanto lui non capisce, però in qualche modo acquietano la sua mente. Ebbene, l'utilizzo deliberato, consapevole, in poco tempo, di tutte queste cose, è in grado di produrre i prosi, e le chiamiamo tecniche non verbali. Ma, ultima cosa, ho detto, se io lo accarezzo, è, virgolette, un comportamento morbido da triangolo, un'altra terminologia analogica benemeliana. Se io gli faccio così, è un comportamento asta, analogico, asta, paterno, penalizzante. Se io gli stringo le spalle così, è un comportamento da cerchio. Allora, già l'utilizzo, potremmo eventualmente dopo fare un'esperienza rapida di questo genere, l'utilizzo nella vita quotidiana, oltre che a studio, oltre che nella seduta di ipnosi, di queste tre gestualità fondamentali, con tutte le varianti. Asta, che cos'è? L'indice accusatore, penalizzante. Triangolo, l'aspettativa morbida, aperta, tollerante. Cerchio stringente, nella vita quotidiana, significa aprire le porte dell'inconscio. Nella vita quotidiana non dobbiamo ipnotizzare i colleghi, i capi, i collaboratori, i figli, i mariti, le mogli o quello che è. In seduta lo possiamo tranquillamente fare. La logica è assolutamente identica. Se io uso queste cose in maniera concentrata, in poco tempo, in un contesto, in un setting dove può essere studio, produco trance ipnotica. Se io invece le uso in maniera diluita nella vita quotidiana, produco consenso, fascinazione, produco, come si dice, voti, accettazione, produco il sì.